con il gruppo in gola, e le storie si assomigliano poi tutte quante abbastanza, perché nei diari c'è l'angoscia della partenza, adesso forse poi lo direte voi, dice sono partito, sapevo che avevo la moglie e un figlio, e sono partito sapendo che lasciavo la famiglia e con la preoccupazione di non vederla più. Siamo partiti su un camion con un affollamento straordinario, paglia umida, bagnata, non c'erano nemmeno le coperte, rischiavamo di morire dal freddo. Un altro, un siciliano, dice la prima notte l'abbiamo passata in una chiesa, meno male che era una chiesa sconsacrata, perché le bestemmie che abbiamo detto avrebbero tirato giù tutti i santi del paradiso. Quando ci hanno vestito con delle uniformi che erano uguali per tutti, per cui quello corto aveva stoffa che gli ammazzava e quello lungo aveva stoffa che gli mancava. Il siciliano dice mi hanno dato la divisa per uno che poteva andare bene per uno alto 2 metri, io sono alto 1,52, ma chi gli dovevo dare 40 centimetri che ammazzava? Questo De Simone si lamenta del cappello e dice avevo un cappello che sembrava di cemento armato e non, che mi rendeva ridicolo. Questo lo dicono tutti, dice quando andavamo in giro ci ridevano addosso, ma se ti ridono dietro, di solito uno si mette la divisa, è impettito, è fiero, no? Mostra soggezione, ma se uno in divisa si fa ridere dietro, di quale esercito vogliamo parlare? E infatti è stato un disastro dietro l'altro, ma giravano le spallate sul casso, le spallate sul casso erano massacri che partono con la prima spallata con 15.000 morti e 15.000 feriti e si arriva all'ultima spallata, quella che porta alla Banisizza, con 100.000 morti e 80.000 feriti. 80.000 feriti sembra una parola dolce, la maggior parte di questi feriti sono morti, perché di quelli in guerra si parla oggi di 750.000 morti e 1 milione di feriti. Già detta così è un numero enorme, ma questo 1 milione di feriti, nessuno questa indagine l'ha mai fatta, e io stesso ho fatto un'indagine nel mio paese, diciamo nella mezza provincia del mio paese, non sono andati oltre il terzo anno di vita, perché voi dovete pensare che uno che arrivava dal fronte senza braccia, senza gambe, senza un braccio e senza una gamba, con una cucitura fatta sul casso dove con la ferita gli cucivano dentro un pezzo di sasso, un pezzo della divisa dell'amico, un pezzo della propria divisa, quanto poteva campare? E infatti non campavano. Allora più che dire 750.000 morti, 1 milione di feriti, forse bisognerebbe dire 1,5 milioni di vittime. Già con 750.000 morti il termine è pazzesco, perché voi guardate le lapidi, sono già una cosa spaventosa, uno per famiglia. Però certo, 1,5 milioni di vittime è ancora più pesante. Ho la testimonianza di un siciliano, questo qui che bestemmiava nella chiesa che lui ringraziava essere consacrata, che dice io ero la terza ondata. Quando l'ufficiale ha fischiato di uscire fuori, la vera preoccupazione che avevamo era dove mettere i piedi, perché era coperto di corpi e non sapevamo se erano morti o se erano feriti. E calpestare i morti è brutto, ma calpestare un ferito significa fargli ancora più male. Quindi voi dovete immaginare 100 metri coperti di cadaveri. Questa era la guerra. Ed era una guerra infame, una guerra per la quale non potevano essere spesi aggettivi. L'ultimo capitolo riguarda poi i prigionieri, che per l'Italia sono stati considerati fino all'ultimo momento dei disertori. Era meglio morire in battaglia piuttosto che darsi prigionieri, e infatti sia l'esercito sia il potere politico impedivano di aiutarli alla Croce Rossa italiana, alla Croce Rossa internazionale, e facevano in modo che le famiglie non avessero un indirizzo, in modo che le famiglie non potessero mandargli vestiario e cibo per poterli sostenere. Sono morti 100.000 di fame soltanto per l'ignavia del governo italiano. E chi è stato prigioniero, come De Simone o come altri lo raccontano, dicono che quando sono stati liberati fino al confine italiano hanno avuto il trattamento della Croce Rossa internazionale, che a ogni stazione, ogni fermata gli dava tè caldo da mangiare. Quando sono arrivati in Italia li ha messi sul carro bestiame e li ha considerati come dei nemici, messi in un campo di concentramento a Firenze, e dicono loro, interrogati da ufficialetti impettiti e imboscati, che volevano sapere come eravamo caduti in mano al nemico, perché eravamo caduti in mano, insomma praticamente dovevano giustificarsi del perché non erano morti.
Io credo che la storia ce l'ha sempre raccontata male, ma sulla storia del Risorgimento e sulla guerra mondiale, secondo me, hanno un po' esagerato. Bisognerebbe cominciare a pensare di prendere i libri e riscriverli, perché nei confronti di questi ragazzi che sono andati a fare il lavoro dei guerrieri, non essendo dei guerrieri, abbiamo contratto un debito di riconoscenza che prima o poi, anche dopo 100 anni, abbiamo il dovere di onorare.